anche qui lo abbiamo visto accadere, lo vediamo ogni giorno per la verità, grazie a una sinistra che continuamente cerca di usare l'Europa per impedire a un governo scelto democraticamente dagli italiani di realizzare il programma votato a maggioranza da quegli italiani, perché loro sono così, sono abituati a cercare il soccorso esterno contro chi non condividono in patria. E chi se ne importa se a rimetterci dovesse essere l'Italia, la sua credibilità, la sua ricchezza, le sue opportunità, le sue speranze. Per la sinistra il suo personale destino vale sempre di più di quello di tutti gli italiani messi insieme. Ormai si appellano apertamente, proprio senza pudore, ai condizionamenti esterni per cercare di fermarci, lo fanno ogni giorno, lo fanno su tutto, solo che non funziona più. Hanno tifato per l'aumento dello spread, per la tempesta sui mercati e poi si sono dovuti arrendere al buonsenso delle scelte economiche del governo, buonsenso che ha portato lo spread ai minimi, la borsa ai massimi, le agenzie di rating a confermare i giudizi positivi per le prospettive di crescita dell'economia. Hanno tifato per il ribasso dei salari, per la disoccupazione, per l'aumento dei precari, per poter dire che il governo falliva e gli è andata male anche lì, perché sono arrivati i dati sull'aumento dei salari, i record di occupazione femminile, di contratti stabili come docce gelate, a rinfrescare loro la memoria su quello che non erano stati capaci o non avevano voluto fare e che noi invece siamo riusciti a realizzare. Abbiamo smesso di pagare chi non voleva lavorare e pagato di più chi lavorava. Abbiamo dato più soldi alle aziende, le abbiamo incentivate ad assumere, a patto che assumessero a tempo indeterminato. Abbiamo aiutato con più soldi e più strumenti le mamme lavoratrici. Perché la libertà non è farsi chiamare prefetta, ma poter fare il prefetto senza per questo dover rinunciare a mettere al mondo un bambino. Allora hanno tifato perché